Buonasera ragazzi, sono Giacomo di un 3 milionario in 5 anni, come il classico, questo è il classico incipit di quando si ritorna da Milano perché non c'è un cazzo di buono nel viaggio di ritorno. Sono le 00:52 e mancano 335 km e abbiamo un'eta alle 4:06 di notte, bello. Però ragazzi, devo dire che questo incontro forse un po' me lo sentivo, è stato sotto le aspettative, forse non avrei effettivamente dovuto venire, ma cioè, siamo fuori di testa. Era proprio una battuta che volevo fare, non ce l'ho fatta neanche io a tenere lo scherzo, perché questo incontro ragazzi è stata una figata incredibile. Gli altri sono stati belli, soprattutto i primi due, perché vai là non conosci nessuno, ma questo è proprio stata una bomba atomica ragazzi. C'era penso 40 persone sicure e beh, cioè solo errori a non venire chi voleva venire, perché questa era veramente ragazzi, è stata una figata incredibile. Di bello vi posso forse portare, penso, adesso dobbiamo ancora definire i dettagli, un'intervista interessante con una startup che si sta per lanciare, si è appena formata, deve partire, sta cercando di farsi un po' conoscere, quindi ho detto perché non ci facciamo un'intervista live, e quindi forse vi porterò questa startup che tratta di accessori per una particolare situazione di vita, soprattutto giovanile, e quindi non riguardano la sfera sessuale, e quindi benissimo, quindi sono contentissimo di portare anche questo valore a voi, perché è anche una delle mie priorità a dirla tutta, quindi benissimo questa cosa qua. Seconda cosa ragazzi, ho trovato un buddy, un amico di impegni che probabilmente ci troveremo dalle settimane prossime, una sera a settimana, a studiare i grafici, a impostare dei bot, perché alla fine il corso l'ho fatto e poi è rimasto un po' là nel dimenticatoio, e questa cosa non mi piaceva, scusate se sbadiglierò ogni tanto ma sono malamente. Questa cosa mi dispiaceva molto, perché è un peccato. C'è anche il gruppo Telegram, l'ha abbandonato, ma c'è un sacco di potenzialità, le persone che sono là sono pronte ad aiutare, basta chiedere. Quindi mi piace un sacco che abbia proposto questa collaborazione qui, non so se è una collaborazione, questo ritrovo settimanale bellissimo. Come al solito ragazzi, anche qua vige la regola del perché no, e soprattutto del vecchio Giacomo avrebbe detto di no. Cioè, cosa avrebbe detto il vecchio Giacomo? Beh, trovarsi no, sì, beh, dai, ti faccio sapere, vediamo, poi vedo l'impegno. No, non funziona, no, non è quello che deve, cioè funziona se vuoi rimanere dove sei, se vuoi progredire, se vuoi migliorare, sti cazzi, ti impegni, fai delle cose che ti sembrano scomode all'inizio, ma alla lunga avrai sicuramente successo, migliorerai, sarai una persona migliore. Ricordiamoci che il successo è una serie di piccole cose, facili da non fare, ma facili da fare, e anche facili da fare. L'ho detta a cazzo, ho rovinato un po' l'entusiasmo, non la ripeterò comunque. E detto questo, no, l'incontro è stato veramente bello, però più passa il tempo, più mi rendo conto che effettivamente quello che accade è ascrivibile alla fortuna fino a un certo punto, perché tutte le azioni che sto facendo, vabbè, a un certo punto c'era la botta di culo, dice cazzo, già ho iniziato a guadagnare un migliaio di euro al mese, così di punto in bianco, sì, quella è la botta di culo, ma è l'apice di una crescita, quindi l'apice del dire ma sì lo faccio, dire ma perché no, ma sì mi butto, ci provo, sentiamo, ci facciamo, non c'è problema, faccio gratis, do valore, sbatte il cazzo, avanti così, alla lunga ti porterà 100% a avere dei risultati. E se voi direte che cosa, non puoi garantire il 100%, ve lo garantisco, non ve lo garantisco in termini economici, ecco, se che quello bisogna essere un po' fatti, entrare nell'ottica, però 100% risultati a livello personale, comportandovi così diventerete delle persone completamente diverse. Poi chiaramente anche riflettendoci questa sera, una cosa che mi ha spinto in maniera definitiva, in maniera decisiva a questa mentalità del facciamolo perché sennò mi perdo un'opportunità, magari, è stata licenziarmi, perché chiaramente vuoi che hai un lavoro e quindi devi andare a lavorare, non puoi permetterti queste scappatine a Milano, vuoi che hai un lavoro, quindi hai lo stipendio, quindi sei soddisfatto, quindi vabbè, da questo mese 1.500 me li porto a casa, non c'ho voglia di farmi l'incontro settimanale, forse arriverà a qualcos'altro. No, questo licenziamento è stato anche sia per dedicarmi anima e corpo al progetto, ma anche per
poter dire ok, sono io, sono in ballo, non ho più, non ci sono più scuse, cioè non esiste più Giacomo che fa lo scettico, fa il ciusi, come si dice il ciusi in italiano, fa lo, vabbè, insomma, dai, l'avete capito, fa quello che se la tira, ecco, diciamo, quello che non ha voglia di fare un cazzo. E quindi no, Giacomo c'è, Giacomo lo fa, ma quello che sto facendo, ragazzi, lo faccio anche per potervelo raccontare, e non, come ribadisco sempre, non per farvi sentire di in dovere di farlo inferiori perché non l'avete fatto, perché ogni cosa ha il suo tempo. Quindi se volevate venire, non siete venuti, adesso dite però effettivamente è stato un coglione, boh, vabbè, non ha più senso ormai recriminare. Quindi sai che per il futuro, se vorrai, questi incontri sono una figata. Magari non è arrivato ancora al tempo giusto, quindi che sarà fra un mese, fra due mesi, fra sei mesi o mai, magari, però non è questo il punto. Il punto è raccontare con entusiasmo quello che sto facendo, magari per appunto spingerti un po' più in là a partecipare al prossimo evento, perché c'era veramente delle persone assurde. Comunque, tornando a noi, una cosa che vorrei dire da tempo, e che più passano gli episodi, più passano i contenuti che ascolto e più dico cazzo, questa è la realtà e non passa come concetto, è che, ragazzi, allora parliamoci seriamente, se voi sentite una persona parlare, anche il sottoscritto, non c'è nessun problema, una persona parlare di guadagni, di facilità di guadagno, anche se la conoscete, anche se vi fidate, finché non avete i numeri sotto mano, non credeteci un cazzo. Cioè, vi dite, con questa cosa guadagni tot senza fatica, va bene, allora facciamo che come regola aurea io dimezzo sempre i guadagni e raddoppio la fatica, quindi 500 euro con questa cosa senza particolari problemi, ok, 250 euro con qualche problema, ecco, diciamo, questa è la visione comunque utopistica, però già ci avviciniamo un po' più alla realtà, già ci disilludiamo un po', perché se siamo portati veramente a credere a tutto quello che ci dicono le persone, e magari anche la persona stessa che ce lo racconta ci crede, perché si è inventato la storiella del dire sta andando tutto bene, sto guadagnando tanto, non mi sto sforzando, e che poi potrebbe essere benissimo una storiella che vi racconto io fra un anno, boh ragazzi, fate un sito, le affiliazioni, 1000 euro al mese, qual è il problema? No, il problema è che sto facendo anche questo podcast apposta per ricordarci i tempi che furono, ho rivisitato anche tutti i miei articoli per trovare quando mi esaltavo per 6 centesimi di guadagno degli assessi, 6 fottutissimi centesimi, dove cazzo andavo? Però è il bello, quello è il bello, che ti ricordi le tue origini, soprattutto quando le racconti non puoi più farla fuori dal vaglio. Vabbè, una menata, fai un blog, sbatte, vai su Google, indicizzi, sono soldi facili, no? Forse questo percorso, non perché sono io, ma proprio perché è narrato dal giorno zero e dal day zero, è un po' più credibile, perché c'è tutta la crescita, le esultanze per i guadagni, eccetera, eccetera. Però comunque non dovete mai dare per scontato che una cosa sia realtà, questa cosa vi può nuocere gravemente all'autostima e alla convinzione di quello che state facendo. Soprattutto una cosa interessantissima: se voi state iniziando un percorso in qualcosa, magari siete dietro da un anno, metti, cosa ne so, su guadagni affiliazione, to per dire, no? E guadagnate, cosa ne so, 20-30 euro, non riuscite ad andare un po' di più. Beccate uno che dice: vai, io faccio migliaia di euro al mese senza problemi, non pubblico più neanche articoli, è tutto organico, ogni tanto do un occhio al sito. E tu sai che non è vero, però lo senti e dici: magari sto sbagliando qualcosa io. E poi approfondire e non riesce a approfondirne, al che deve veramente sorgere il dubbio di dire: vabbè, forse la realtà non sta tutta di là, ma sta anche un po' dalla mia parte. Quindi non è che dobbiamo subito svenderci e dire: ma no, questa cosa lui la fa meglio, non so farla, basta, chiudo. No, anche se fosse così, comunque non sarebbe una buona ragione per chiudere. Ma ricordiamoci che dimezzare i guadagni e raddoppiare gli sforzi come regola aurea è la soluzione ideale. Comunque paragonarsi agli altri è il modo peggiore che possiamo fare per ricevere della motivazione e delle soddisfazioni. Paragoniamoci a noi stessi. Se continuiamo a fare delle opere quotidiane di miglioramento, sicuramente se ci guardiamo indietro sappiamo che siamo migliorati, cioè ce lo sentiamo proprio. Poi se fate quello che vi ho detto io, sicuramente migliorerete un sacco, cioè buttarsi, cogliere tutte le occasioni e dire perché no. E mettersi in competizione con gli altri è una stronzata,
mettersi in comunione con gli altri, figata, cioè dire ah ok, io faccio questo, tu come lo fai? Io faccio questo, però tipo stasera ho trovato un ragazzo che fa affiliazione e mi ha dato un sacco di dritte interessanti su, cioè in realtà un paio di dritte interessanti, ma che tu non le trovi, cioè non te le dicono nei corsi, è esperienza così first hand e una persona la scopre e se la usa per i fatti suoi. Il bello è che finché la usa e non la vendi in un corso, vuol dire che è ancora super monetizzabile. Quando si fa il corso vuol dire che già la torta è tutta bella andata e la gente vuole monetizzare coi corsi su quella cosa là, quindi sentire esperienze così e consigli di prima mano, tantissima roba. Difatti sono contentissimo. Questo qua mi ha rilevato stanchezza la macchina, ma in realtà sono in piena forma, come sentite dalla voce. E siamo già a 11 minuti di episodio, in realtà parlerei tutto il viaggio, sia per tenermi sveglio, sia per passarmela, sia perché ho un sacco di cose da raccontare. Però direi che basta così, come al solito lo ribadisco ogni episodio di ritorno da Milano, non ha senso che vi racconti le mie esperienze personali perché sono inutili a voi, cioè, riguardano me e sono interessanti per me perché io ho la mia esperienza, raccontarvele forse non vi sarebbe molto d'aiuto, preferisco darvi tutto il contorno, quello che potrete trovare se verrete e niente, è quello che è un aggiornamento su questa mia crescita, che è veramente, ragazzi, spettacolo. Tra l'altro, ultima cosa, chiudo per dire che quando Giacomo fa queste capatine parte sempre prima, perché dice beh, un giro all'Apple Store vuoi non fartelo, un giro al Lego Store vuoi non fartelo, infatti ce lo siamo fatti. Il problema è che il Lego Store è a 40 minuti a piedi da dove ho parcheggiato, cioè io parcheggio sempre davanti al locale, perché non voglio avere rotture di coglioni. Quando mollo la macchina è perché so che la rimane finché non devo ripartire, non è che poi parcheggio, ah no la sposto, no la rimetto, devo andare, no, parcheggio là, costa di farmi un'ora di strada a piedi, la faccio, tanto ho le gambe che funzionano per fortuna, quindi me la faccio. Finale del discorso, ho fatto 13 km di camminata oggi e quindi dai, abbastanza impegnativa come giornata. In sostanza sono tornato in macchina alle 8:40, dopo 13 km mi sono riposato 5 minuti, poi sono uscito e sono andato al ritrovo. Ho detto bello, stasera sarò proprio distrutto, questo incontro sarà sottotono perché sono stanco morto, scusate sto sbadigliando, sono inascoltabile, me ne rendo conto, adesso a breve finisco. Sono uscito dicendo vabbè, sono sottotono, sono spento, sono stanco, questa cosa andrà così come deve andare, boh. E invece è stata una figata pazzesca, ragazzi, pazzesca. E soprattutto ho scoperto alcuni ascoltatori nuovi del podcast e forse ne ho introdotti alcuni altri, quindi veramente bello, ragazzi. E niente, ricordatevi che siete la media delle 5 persone che frequentate di più, e se vi perdete la confraternita la media si abbassa drasticamente, drasticalli, come diciamo noi inglesi. E se non l'avete ancora fatto, ascoltatevi l'episodio di Hacking Creativity che ho linkato sul gruppo Telegram, non ve lo metto qua in descrizione perché non ho voglia di modificare i dettagli, li ho già scritti prima, sono proprio una brava persona, mi sono preparato la traccia, tutti i link e così devo solo registrare e pubblicare e si va a comandare. Ragazzi, scusate, questo mi è scappato, sono Giacomo, non posso neanche tagliare il segmento perché non ne ho fatto uno, sono Giacomo, sono 13 minuti e 50 di episodio, 1:05, ancora 310 km da casa, ora ad arrivo 4:10, ci sentiamo lunedì mattina. Vi dico un'altra cosa, così interessante, magari voi ditemi la vostra sul gruppo Telegram, ma anche no, non riguarda la finanza, riguarda più che altro gossip, forse così possiamo dire, però vi dico lo stesso, sono andato all'Apple Store, ho guardato l'iPhone 14 Pro, che è quello che ha il Dynamic Island, e l'iPhone 14, beh ragazzi, cioè vaffanculo, l'iPhone 14 Pro costa di più solo per quella feature, però paragonato con il 14 si vede che il 14 è proprio vecchio, è vecchio di 3 anni, ma è realmente vecchio di 3 anni. Tu lo vedi paragonato con l'altro e dici vabbè, non posso comprarmi questa ciofeca qua, è vecchissima. Quindi secondo me Apple ha fatto veramente una genialata incredibile, ha tolto il mini
di modo che tu puoi paragonare pere con pere, e quando vedi che pera, che diavolo di pera è l'iPhone Pro, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14, te lo scordi. Quindi mi sa che hanno avuto una, cioè il ripiego adesso è l'iPhone da 1000 euro. Pensa a te come siamo presi. Però ragazzi, parlavo anche prima con uno che i prodotti Apple sono, cioè hanno una durata e una rivedibilità incredibile, quindi l'Apple se li fa pagare, ma li sa fare e li sa vendere, quindi bene per loro. Se avete già visto l'iPhone 14 Pro fatemi sapere, però sì, appunto non vorrei che siano troppi contenuti a riguardo sul gruppo Telegram, però comunque diventerò almeno appunto di slash Telegram. Attualmente c'è in atto un discorso su auto elettriche, quindi se hai un'auto elettrica, se sai perfettamente i costi, se capisci se hai un impianto fotovoltaico appunto e hai sotto mano i costi e sai spiegarli, volentieri ti aspettiamo sul gruppo Telegram, perché c'è appunto questa discussione in corso. E secondo me, dai, apro una parentesi sull'elettrico, perché io ho detto che c'è molta confusione secondo me, e in realtà l'opinione del gruppo è contraria. In realtà quello con cui sto parlando è detto, no, non c'è confusione, devi semplicemente confrontare i prezzi della ricarica. Però a livello un po' più ampio c'è una confusione incredibile, perché già che c'erano discussioni in corso sulle batterie, il riciclo, il consumo eccetera, vuol dire che non c'è una singola versione della cosa. Se non c'è una singola versione, ognuno la pensa a modo suo, vuol dire che c'è confusione. Quindi, e probabilmente c'è confusione perché neanche Elon Musk sa come sarà da qua a 5 anni il mercato delle auto elettriche, le batterie, il riciclo eccetera. Quindi noi magari ci facciamo tanto quelli che vogliono trovare la soluzione e neanche colui che è capo di tutti la sa. Chiudo qua, dai, siamo già a 16 minuti, mi sta venendo da tossire. Giacomo, migliore 5 anni, lo dice, ciao. E invece riprendo l'episodio perché mi è venuta in mente una cosa interessante da puntualizzare, sempre riguardo all'ascoltare le altre persone, che è la seguente, ovvero l'altra persona può anche darci il consiglio giusto, perfetto, per la nostra situazione. Ad esempio nel mio caso, quando più di uno mi faceva notare che con gli AdSense non avrei mai fatto nulla perché non sono scalabili eccetera eccetera, hanno un sacco di difetti, io continuavo a dire sì, però mi piace avere i dati, mi piace poter raccontare eccetera eccetera, che in realtà era solo una storiella che mi raccontavo io perché ero convinto che con gli AdSense effettivamente avrei fatto il botto, no? In realtà poi si è rivelato che non era così, non era possibile, quindi i consigli che mi stavano dando erano corretti. Però anche se il consiglio che ci sta dando è giusto e noi ci stiamo raccontando una storia e lasciamocela, raccontiamocela, andiamo avanti così, tanto alla fine la vita è nostra e impareremo dei nostri errori. Alla fine è bello anche inseguire i sogni anche se sono sbagliati, quindi tutto ciò per dire che bisogna non fidarsi troppo delle altre persone, però esse possono anche aver ragione, ma ciò non toglie che noi dobbiamo fare la nostra strada, perché la vita è la nostra, gli sbagli sono gli nostri e quello che impariamo siamo noi, quindi, e poi sarà quello che trasmetteremo ai nostri figli. Alla fine sbagliare è fondamentale, perché se tutti facessero la strada giusta andando dritti all'obiettivo, seguendo i consigli degli altri, sarebbe un raggiungimento un po' incompleto, in quanto al primo ostacolo non contemplato non sai cosa fare perché non hai il culo parato, mentre se continui a cadere ti fai le ossa. Quindi questo è il mio consiglio finale di questo giovedì sera, o meglio venerdì mattina alle ore 1:17. Ascoltate gli altri, ma seguite loro, ascoltate tutti, a meno che non siano dei cazzoni, che vabbè, però il mio consiglio, ascoltate tutti, fate quello che volete voi, tanto quando cambierete idea avrete tempo per dar seguito ai consigli degli altri. E ultima cosa, quando abbandonerete, cosa che io sto facendo ma ancora con difficoltà, però ve la condivido perché è un'idea che mi è venuta, una riflessione che mi è venuta in mente adesso, quando abbandonerete la voglia di inseguire i vostri sogni, le vostre favole che vi raccontate per ascoltare persone che vi danno dei consigli sensati e reali, allora lì starete ragionando da imprenditori, cioè gente che veramente antepone il risultato a tutto quanto. Mentre finché continuate ad agire come persona che sì, no, io me la racconto perché gli AdSense sono una figata, state agendo come una persona che ci sta benissimo, perché io lo faccio tuttora, credo. Però ecco, lo switch è quando si diventa imprenditori, che
non si vive più di emotività, ma si vive di numeri, di obiettivi, e si ascoltano le persone giuste che ci possono dare le giuste dritte per arrivare a prendere i nostri numeri, a prendere i guadagni che vogliamo. Passo e chiudo, a lunedì, ciao ciao.